Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di LEGO Jurassic World. Per essere sincero, io non ho fatto video perché pensavo di chiudere il canale. Non uccidetemi, è così, oh Cristo. È perché, insomma, tutti i video che sto facendo delle serie che vorrei fare perché mi piacciono un sacco sti giochi. Non fate niente, non commentate, non fate niente like, niente. E questo mi dà fastidio. E quindi sta andando in rovina il mio canale, cioè ancora un po' è meglio se non esisteva proprio. Quindi sto pensando di chiuderlo. Per sostenere questo canale dovete mettere almeno qualche commento, non dico like, almeno qualche commento per farmi sapere se volete. State sempre zitti, state solamente visualizzazioni e basta. Ma questo non mi fa molto piacere. Vabbè, mi dispiace solamente che questi giorni non ho potuto fare video perché, vabbè, solite cose, tempo e esami, niente di che. Non uccidetemi, anche perché la settimana scorsa sono andato pure in gita per una settimana intera, quindi per questo che non ho potuto neanche fare i video. Quindi mi dispiace veramente tanto, ragazzi. E basta parlare, almeno vedo tutto quello che dovete sapere sul mio canale. Se continuo a non avere niente commenti, nemmeno un like a ogni video, dovrò chiudere il canale. Mi dispiace per quelli che si erano, diciamo, affezionati ai miei video, non so come dirlo, dato che i miei online, e basta, vi chiedo scusa, però spero comunque che non mi uccidete. Vabbè, basta parlare, iniziamo. Allora, eravamo rimasti che mi sembrava che siamo scappati dall'Indominus Rex, che è fuggito dal suo recinto, per quanto mi ricordassi, e ora dobbiamo a continuare la storia con Zack e... Si chiama Zack e l'altro non mi ricordo più come che si chiama. Comunque, un piccolo consiglio: vedete queste parti in cui dovete trovare il livello, come appunto detto, basta seguire questi puntini blu. Cioè, se li seguite troverete per forza la strada per andare avanti. Niente di più facile, direi. Almeno non vi perdete. Oppure, anche se vi perdereste, c'è una freccia che vi indica il punto. Quindi, ok. Allora, possiamo entrare qui? Abbiamo un passo universale, Gray. Ah, Zack e Gray. Allora, ora viene una parte abbastanza, diciamo, figa, che mi è piaciuta sinceramente. Voi ragazzi non dovreste essere qui, ma visto che siete qui avete idea. Beh, di come rivedere. Sto un po' ascoltando quello che sta dicendo, però non, certo, mi interessa. Davvero? Potreste aver salvato il vecchio Bernie. Vabbè, praticamente d'ora dobbiamo stare tipo un piccolo mini gioco. Esatto, è così, grazie mille. Ecco, il bel pachycephalosaurus. Si chiamava così, mi sembrava, sì. Ragazzi, ragazzi. Qua dove farete appunto una specie di minigioco, pachycephalosaurus. Distruggere questi pilastri. Comunque dobbiamo per forza andare avanti facendo questo minigioco per forza. E carica! Le girosfere! Possiamo salire sulle girosfere! Ah, sì. E poi da notare che le girosfere sono esattamente dall'altro lato. Aspetta, fammi vedere bene. Non sta la mappa. Scusa ragazzi, dove cazzo? Ah, ecco. Sì, è esattamente dall'altro lato. Vabbè ragazzi, io salto questa parte, sennò mi annoiate troppo, veramente. Quindi basta, ci vediamo nelle girosfere in questo punto preciso. Vai, ci siamo quasi. Eccoci qua, finalmente. Ma i produttori sono davvero stronzi, cioè fanno
Farò perdere tempo apposta. Chiedo scusa a tutti. Sta già è il mio primo giorno e mi licenzieranno. Devo aggiustare. La girosfera è rotta. Fortuna che... Ecco, mi dimentico sempre il nome. Avrei dovuto fare il giardiniere come lavoro. Ma stati zitto. Dagli una mossa. Ce l'avete fatta. Non mi licenzieranno. Cioè, il tempo che parla io già finito. No, quando arriva? Grazie mille. Aspettando. Tutto bene, gente. Discussione aperta. Dai. Era ora. Vieni, Ivor. Vuoi venire? Devo premere, sì, sono un coglione. Ecco la prima girosfera. Due. Ok. Via. Aspettate. Un attimo. Perché stanno? Non capisco. Ragazzi, che cazzo salti tu? È qualche malfunzionamento? Vabbè. Stavo dicendo che nel film non c'erano. Stavano tutti in un unico. Visto che mi hai aiutato, ti svelerò un grande segreto. Ci sono delle piattaforme speciali. E se ci parcheggi sopra la girosfera, puoi aprire delle scorciatoie per il parco. Grazie. Forte, vero? Cos'è questa cosa? Sono io. Esistono anche delle altre. La Madonna! Lanciano in aria la girosfera! Sì, ho visto, Ricorda che è un grande segreto! Non raccontare. Un grande segreto, sì. Un attimo. Controllano questi canali radio? Sì, certo, Marty. Boom! Spagnolo. Ok. Stavo dicendo che nel film i due stavano in un'unica girosfera, non in due diverse. E questa cosa non la capisco. Vabbè. Ora sfondiamo tutto e boom! Riproviamo. Boom! E ora si apre? Sì, è entrata di. No! Ragazzi, sono riuscito a trovare un bug nel gioco. Yeah! Ho saltato il livello, posso andare direttamente al boss. Sì, non è vero, vabbè, andiamo nel livello, ragazzi. Però che ho trovato un modo per saltare il livello. Sono Mr. DNA e insegno divertendo. Beh, queste solite zone di caricamento sono rottura di balle. Comunque, come potete vedere questa immagine, sta l'inseguimento dell'Indominus Rex sulle girosfere, come appunto nel film. Solo che le girosfere erano una sola, non erano due. Vabbè, vado direttamente quando si è caricato. Cavolo, fuori strada. Ci hanno detto che dobbiamo tornare. Visto? Non c'è di che. Un incontro dal vivo con quattro... Anchilosaurus. Non dovremmo essere qui e ci sono cinque dinosauri. Nella scena era diversa, però... buongiorno. Potete andare? Via! Okay. Poi guarda una quanto è figo. A parte che ha gli occhi assatanati, però vabbè. Ok. Guarda, devo stare troppo a beccare. Ok. State calma, Quando vedo cacchi devo andare. Uno di tre? No. Oh, povero Zack. Cazzo. Oddio. Non credo che possiamo passare di qui in auto, Zack. Oddio. Che roba. E proprio spacca tutto. Queste cose avrei. Chiedete aiuto! Smettetela di fare fotografie! Chiedete aiuto! Rallentina! Figa. Ok. La concentrazione sta andando, non è che così c'è. Ecco, in pieno la presa. Guarda, Zack! Sono impegnato, amico! Ci credo, perché guarda, si fa beccare sempre. Non si rompe. Ok, Gallimimus, Kaiser. Oh, dove cacchio sto andando? Oh! Bello! Molto bello, sì, Lambra, che culo! Bella ste cose tipo Luna Park che può saltare. Non so che cosa sto dicendo, ragazzi. La droga perché non ci ho mai giocato. Non è che ci ho mai giocato, sono tipo un mese intero che non ci gioco ancora un po', Finalmente siamo tornati, però. Perché
sinceramente, con un punto dentro l'inizio, pensavo di chiudere il canale perché nessuno stava più facendo niente, nessuno, diciamo, niente commenti, niente like, niente, insomma. Quindi mi sono già ricordato. Oh, cazzo. Cazzo. Ok, Adikirosaurus versus Indominus Rex. Checkpoint. Tutto bene, non riesco a uscire da qui. Dovremmo aiutare l'Archinosaurus. Potrebbe sconfiggere l'altro. Sei tu l'esperto qui. Sì, grazie. Intanto salvo. Sto già sbranando, neanche abbiamo iniziato. Poi da notare, ragazzi, il tempo di salvarlo sarebbe già dovuto essere, come dire, morto. Intanto distruggo tutto con questa girosfera e faccio prima. C'è un alveare, la distruggo. So io cosa fare. Spacco tutto, spacco bottiglie, ammazzo famiglia. Spacca! Questo si spacca? No, si spacca. Ok, no. Ok, ora posso costruire. Comunque più che altro il mio diciamo let's play o walkthrough, come cacchio lo chiamate. Allora, sto dicendo. Continua così! Ehi, funziona! Vabbè, boom! Che cazzo urli, come ti faccio il culo? Ok, cambio. Attacca! Attacca, che è un Pokémon, attacca! Ok, attento, ecco, bella colazione. Esce, boom, in testa. Ah, non muore ancora? Oh! Quell'albero! Grazie. Dove scappa? Ok, ok, andiamo avanti. Ok. Tua idea funziona. Cos'altro possiamo fare? Che sta facendo? Vale, salire poi lui. Non c'è bisogno di fare la scala, cioè sono riuscito a salire poi da solo. Ecco. Il nome si era accappottato. Stacca. Non si stacca, come faccio? Non c'è niente qua. No, basta. Ho sognato, basta. Mi schiaccio. Muori, che diamine. Che devo fare? Posso dare una mano? Posso girare fra tubare il jet lego. Vuol dire che mi devo avvicinare? Allora? No, che posso fare? Che devo fare? Scusa. Deve ruggire, ma come faccio a farlo ruggire, ragazzi? Da qua? Non penso. Oh sì. Attento, Gray! Ah, devo fare fotografia. Ok. Stordiscilo! Oh mio Dio! Non sembra senza anima, mio Dio! Mi ha piaciuto tantissimo! Grazie per il ruggito. Almeno non ce la posso fare. L'avete visto anche voi? No, l'avete visto anche voi per un millisecondo, vero ragazzi? Non ditemi che non l'avete visto. Per un millisecondo, ragazzi, non so se avete visto, mettete un attimo dietro e fate un rallenti piccolissimo. Prima che premessi triangolo per scambiare il dinosauro, che cazzo sbatti? Prima che premessi triangolo per scambiare il dinosauro. Posso fare una lampa? State zitto. Sbaglio o ha fatto... No, vi giuro ragazzi che non è la mia immaginazione, mettete a rallenti il video. Ho visto esattamente che l'Indominus Rex, poco prima che premessi il triangolo, ha fatto così. Con la mano. Grazie. Vieni qua. Con la mano. No, vi giuro che l'ho visto. Non sono pazzo, l'ho visto veramente. No. Come lo raggiungo? No, devo sapere come lo raggiungo. No, voglio saperlo. Come diavolo lo prendo? Prendilo! È lì! Lo so, sono caduto! Vabbè. Spacca tutto. Oh! Devo aiutarlo di nuovo! Fai attenzione! Devo aiutarlo di nuovo! Che te ne trascini? No, che cacchio sono questi? Che morito! Mi schiaccio! Oh, una bella sottiletta di non so di cosa cazzo si chiama. Ecco, tutti schiacciati. A
parte 1. Ecco, un bel cazzotto. Ok, e mo? Whee! Ok. Sto già seccato? Muoio. Ok. No. Vabbè. Ragazzi, faccio vedere solamente una cosa. Guardate bene. Lui, guarda, trapassa la girosfera. Vabbè, non ha senso. Ma gli schiaccia. Morite. Un po' come arriva il ragazzo, però. Non trovare modo di far arrivare il ragazzo. Devo costruire lì. Ok, ok. Tanto musica tipo non so che. Scusate queste scene che sto zitto. Più che altro il mio walkthrough è mezzo zitto e mezzo parlato. Eeeh, sta a bene. A bene. Tanta calma. Perché non conosce il foggiano? A bene, quindi state per... No, che cazzo di X-Tone sono ancora... Insomma, ragazzi, quando io non riesco a dire una parola mi incazzo, e mai è così. Dovresti saperlo. Ok. Scala. Tanto prendo i soldi con questo. E non si distrugge, come cacchio lo faccio? Ma veramente, come cacchio faccio? Allora, spacca questo. Sì. Che diavolo è? Fai l'ingegnere. Boom. Oh. In tuta face. Ora, prima, guardate bene il dinosauro. Ecco, vedete. Fa così, vieni, combatti. Proprio sicuro di sé proprio. Beh. Vabbè, da. Sicuro di te che morirai probabilmente. No, però l'avete vista anche voi stavolta. Da, mangiate questo e questo in testa più una bella carica. Bam! Ecco. Lascialo stare. Ma la vuoi lasciare stare? È inutile! Oh Cristo, guardate tutto. Perché si spacca questo? Non sono ancora riuscito a trovare il modo. Cosa che ho visto di sotto? Cosa che... Poi dalle ossa lo prende, sì! Wow, dalle ossa! Questo è per la girosfera! Arrivo! Lo so. Aspetta, lì c'è qualcosa. Ma lì c'è un minikit. Qualcosa che ruota sotto è un minikit. Vabbè, mi sa che non lo posso prendere. Oh! No! Funziona ancora. Vai, però sono vissuto e schiaccio. Vado! Triple kill! Ok, non riesco a distruggere sta macchina, no, Ok. Cosa diavolo è? Un gancio. Come lo attivo con questo? Sembrerebbe di sì. Se ci vai sopra magari. Come si usa questa palla? Ah, cioè adesso devi capire. Ok. Cioè, sto ruotando la girosfera e farlo funzionare. Ora prendilo. Bravo. Tanto, guardate la girosfera, ragazzi. Aspetta. Un attimo. Easy me right palm, bell right palm, let go down, let go. Ok, basta. Seriamente. Ma no! Ragazzi? Quelli due che cacchio stanno facendo lì a sinistra? Ok, non lo voglio sapere, grazie. Sembra un'altra cosa, ma non vorrei dire cosa. Ok. Scusatemi. Prenditelo in faccia! Boom! Headshot! Pure! Boom! Ora sei morto?
Hai fatto male di testa, vero? È inutile che te la prendi con la macchina. Che, oh no. Ah. È intervenuta la macchina. Però riesco a muoversi ora. Oh no. Mi ricordo questa scena. Ah. È la più disgustosa nel film, però. Questa scena non la ricordo, però, mio Dio, quanto è brutta. È già sceso. Lui è tutto rimasto incastrato. Bellissimo. Ci è rimasto male. Si rimedizza, vero? Ma il recinto è pieno di telecamere. È bellissimo. Per sfuggire agli infrarossi deve cambiare l'impronta termica. Nessuno sa farlo. Ah sì? Beh, questa può farlo. Deve essere stata una specie di avaria tecnica. Ma stavate guardando. Ha marchiato quel muro come diversivo. Voleva che pensassimo che fosse fuggita. Ora chiuderò tutto quanto a nord del resort. Lasciamo che la catturi il reparto contenimento senza chiasso. L'esistenza stessa del parco dipende dalla capacità di gestire incidenti simili. Io ne parlerei con i tuoi ragazzi del laboratorio. Quella cosa là fuori non è un dinosauro. Zara, devi riportare subito i ragazzi all'albergo. Aspetta, non riesco. Rallenta. Sono cosa? Ho bisogno di te, i miei nipoti. Sono nella valle. Lo scopri proprio al momento sbagliato, dovrei dire. Ok, livello completato. Gioco libero sbloccato. Immersione nel Jurassic World. Ok, qua fai quanti soldi ho? Vado un milione, non li userò mai. Perché tanto questo qui è un workflow solamente. Non è un workflow 100%, è un workflow in parte. Però se lo volete al 100% ditelo. Cioè, con tutti i minikit, con tutte le cose. Le ambre e cose varie. Nessun minikit ho trovato qua. L'ambra però l'ho trovata, mi sembrava. Ok, ora mi fai vedere? Salta? Ok, vabbè, non mi interessa. L'ambra? L'Ankylosaurus, vabbè, ci sta, perché ci stava. Allora, abbiamo Pachycephalosaurus, Triceratops, Stegosaurus, Brachiosaurus, non ho fatto in tempo. Vero sopravvissuto, vabbè. Vediamo un po' quanti minuti stiamo. Soliti, tipo 20 minuti. Era quello, Gray. 20 minuti. Dai ragazzi, facciamone un altro, poi se nel caso lo farò a metà. Perché è veramente troppo poco. Perché di solito, come sapete, io i video li faccio sempre a mezz'ora. Come sapete, vabbè. Avete capito? Tanto faccio. Sono un genio. Oh, ma dai, ci riesci? X, oh. Finalmente. Allora, qua passa però l'altro. Niente, lo lasciamo là, lasciamo stare. Ah no, mi serve forza, mannaggia. Ok, le coste checkpoint, non passa. I soldi me ne frego, tanto ancora un po', eh. Ora, se... Ok, stavo cadendo. Ripara qua, ripara là. Se non mi spiccio vorrei dire che l'ho finito, non c'è bisogno. Ok, apriti, sesamo. Grazie. Mannaggia a te! Morite! Dovete... Eww! Perché sta un timer? Ah, è un minigame! Però minchia, lo massacrate tutti! Qui mi serve una macchina fotografica? Sì? Che cosa serve questa qui? Ah, che bella! Aspetta! Wow, e quello cos'è? Ragazzi, ci siamo. Siamo nel vecchio Jurassic World. Jurassic Park, cioè. Quello abbandonato. Credo. Sì, è quello abbandonato. Ora, una chiave di ossa. Sì, certo. Veramente, questo qui è Jurassic Park. Poi non so se si riesce a leggere. No, non si legge, però vabbè. Bello, bello. Hanno fatto benissimo. Ok, continuiamo l'episodio. Oltre il limite. Questa qui è l'entrata del Jurassic Park vecchio, come potete vedere. Già dalla porta si capisce tutto.
E basta, soliti modellini Lego molto fatti per Benino, direi. E salto. Ma dopo ho abbandonato il... Claire manderà qualcuno a cercarci. Possiamo aspettare qui. Ci troverà. Non lo farà. Smettila. Le scene sono praticamente uguali in tutto. Avanti. Ancora. Che cacchio avete rubato? Che sta facendo? Non ho capito. Oh, c'è un cop sognato, sì. Sembra ammalato. Lo dobbiamo aiutare. Sì, e mi fai muovere. Grazie. Sai che vi dico, ragazzi, qui c'è davvero un sacco di roba da spaccare. Pulisco tutto e vado. Ma tanto serve solamente per i soldi oppure cercare cose extra. Lo faccio e basta. Poi se trovo qualcosa io rimetto il video. Ragazzi, ho spaccato tutto e non c'era niente. Solamente questa pedana che mi ha fatto salire sopra. Posso arrivarci dal condotto. Praticamente dobbiamo curare il Compsognatus come qualsiasi altro animale che era malato. Con della cioccolata. Sì. Ok. Mangia pure, piccoletto, da. Credo gli piaccia. Che a chi non piace la cioccolata? Giuro che scopro che a qualcuno non piace la cioccolata. Oh, che cazzo butti? Prendilo. Perché? Ti fa schifo! Oh, ma che cacchio. La carne è buona. Mi sembra che stia già meglio, Zach. Manca un gelato, sì, mi sembra ovvio. Ma dove cazzo lo trovo un gelato? Dove non ho spaccato, scusa. Ah, devo aggiustare qua invece. Forse perché ho fatto proprio perché l'ho spaccato, non posso andare. Ok. Da lontano una cosa, ragazzi. Ah, dove ho spaccato tutto? Come potete vedere lì è buio, giusto? Tranquillo, ci penso io. Sì, ci pensi tu. Guardate bene nella sua mano. Aspetta, vi faccio avvicinare un pochettino. C'è la torcia, giusto? Ma è spenta. Guardate mo. Accesa. Magia, madonna, proprio dal nulla. Neanche un fiammifero, niente. Vabbè. Logica dei giochi Lego. Ops. Non voglio fare vedere la mia camera perché è troppo disordinata. Non puoi spaccare niente perché stai buio. Buongiorno. È ancora lì a bere? Il signor Schetro. È attiva. Ok. Ci sono tutto. Va meglio? Sì, va meglio. Perché hai paura del buio. Scusami signore, ma ti devo spaccare. Non si apre. No. Ragazzi, mi dovete dare una spiegazione logica per quello che è successo. Ah, ma sta in filo elettrico. Forse è per questo. E che ne sapevo io, scusa? Madonna, ingegnere proprio. Oh, madonna. Sarebbe tutto marcio in teoria lì dentro. Questo non me l'aspettavo. Perché non te lo mangi tu il gelato? Per vedere come sa. Se no non ho peggiore di quello di più. Non so, mi viene la parola. Sì, basta. Sta già meglio ora. Ah, è detto un cuccio, è diventato. Fantastico. Ora vuole seguirci. Oh, che carino, abbiamo finalmente un Compsognatus amico, non nemico, direi. Oh, quanto è carino. Ecco che serie di Compsognatus. Aspetta, quanto stiamo? Vabbè, ragazzi, appena andrò a un checkpoint dovrò spegnere tutto, perché siamo abbastanza, insomma, mezz'ora, già va bene.